Bentornati amici Tamers sul canale di Dax e Max. Ancora una volta tema Digimon, ancora una volta insieme a noi. Ancora una volta guida ai colori, seconda parte. Siete riemersi dal DigiWorld o ci state ancora infognati come noi? Siamo tornati a bomba per parlarvi della seconda parte di questo video che trovate qua su o qua giù, non sappiamo dove, siamo specchiati. Ma correte a vederlo e dopodiché correte ancora e tornate qui per recuperare appunto la seconda parte con tre nuovi colori. Esatto, abbiamo già approfondito l'ultra aggressivo rosso, l'insidioso blu e il controllone curante debilitante giallo. Piccola parentesi, lo abbiamo recuperato da poco, lo starter deck giallo Heaven's Yellow. E ragazzi, di base, quindi dicevamo prima scherzando, la versione vanilla è veramente una bomba. È vero, il giallo continua ad essere forse quello un pochettino più equilibrato, ma chissà se tra i colori di oggi ce ne sarà uno altrettanto forte che potrà dargli filo da torcere. Ragazzi, dopo tutta questa serie di video, vi invitiamo ad iscrivervi al canale se siete ancora qui. Assolutamente. Attivate la campanella perché arrivano settimanalmente un sacco di video a riguardo, quindi sarete sempre sul pezzo con noi e vi consigliamo di digitare i commenti qua sotto. Esatto, il confronto è quello che ci piace affrontare più di tutti e vorremmo sapere appunto da voi opinioni, perché no, critiche sicuramente, e fateci sapere quali sono le vostre carte, i vostri mazzi e i vostri colori preferiti. Restiamo attivi come community, ragazzi. Pronti? Partenza? Vai con la sigla. Sì. Boom, ragazzi, partiamo subito con il colore verde, colore che spesso è associato alla natura, alle piante e, perché no, proprio alla speranza. La speranza di vincere, ovviamente. E grazie a questo colore forse le nostre vittorie saranno tante. Nei card game più blasonati il verde è di solito associato appunto alla natura e alla sua bellezza, ma anche alla sua devastante forza. In Digimon Card Game possiamo trovarvi insidiate creature molto legate a questa cosa. Goblin, insettoni, piante, fate e attacchi speciali che partono da un'incornata di scarabei giganti e finiscono in raggi d'energia castati da qualche bacchetta magica. Attenzione però! Attenzione ragazzi, perché potreste ritrovarvi un Agumon o un Tyrannomon proprio di colore verde sbustando le vostre nuove carte. E avranno nuove abilità, saranno proprio carte in grado di lasciarvi con il fiato sospeso. Sospeso proprio perché sospensione è la parola chiave di questo colore e andiamo a vedere insieme perché la strategia predominante è il suspend. Anzitutto vediamo i play cost, sono quasi tutti più bassi della media, anche se di poco, comunque questo vi darà un ottimo vantaggio sull'avversario. Poi si punta appunto molto sulla sospensione dei Digimon avversari. Grazie ad abilità, tamer ed option mirate, ne ricaveremo facilmente un rivale inabile ad attaccarci, ovviamente. Quindi una conseguente maggiore libertà nel nostro attacco. Inoltre, giocando un bel mazzo verde, avremo un sacco di possibilità di rivelare carte dal nostro deck, per pescarne prelibatezze e giocare qualche digievoluzione en passant. A nostro avviso è un colore ostico da affrontare e con il giusto setting è veramente difficile da battere. D'altro canto però, se ce lo trovassimo di fronte, potremmo rallentarlo con abilità come il reboot o comunque lavorare con strategie mirate, vedi mazzo blu, giallo, ecco. Quindi il verde è adatto a chi vuole divertirsi amministrando il proprio mazzo e giocando con abili incastri e combo legate alla pesca controllata. Quindi si diventa i propri direttori d'orchestra e ve le farà suonare al vostro avversario prepotentemente. Gli chef consigliano la option Terror's Clust, che con molta scioltezza andrà ad affondare in fondo al mazzo un Digimon avversario. Ma non solo, perché partirà sia dalla mano sia dalla security.
Puppetmon è poi l'MVP assoluto del verde. Impalla il gioco avversario a più riprese e soprattutto ad ogni attacco vi fa guadagnare una bella memory. Ma anche Taiga come Tamer è al bacio se volete dilettarvi soprattutto con la linea evolutiva di Tyrannomon, questo vi farà impazzire. Insomma, non resta altro che inchinarci di fronte alla potenza di madre natura. Bene, bene, passiamo ora ad una sfumatura più dark, più cupa, ma neanche troppo. Andiamo verso il mondo di Halloween, di Jack the Skeleton. Non è il nero il colore, ma è il colore viola. Un colore che accoglie diversi Digimon di tipo virus. Ma quindi malvagi? Sicuramente molto soddisfatti nel fare male al tuo avversario. La scelta dei mostriciattoli è piuttosto creepy. Fanno capolino per lo più spiritelli, pipistrelli, demoni, vampiri, sempre pronti a volarvi addosso e mordervi per succhiarvi via l'anima. Avete scelto il viola per costruire il nuovo deck? Bene, preparatevi a sporcarvi le mani, perché il vostro cestino e il suo contenuto saranno i vostri migliori amici, perché andrete a ripescare parecchie volte da lì. A partire dai DG Egg salgono subito all'occhio gli effetti ereditati. Vanno tutti a farvi gestire spesso e volentieri il trash, beneficiando quindi della sua quantità. Oppure permetteranno di macinarvi dal deck o dalla mano andandolo appunto a rimpolpare, in previsione di una riesumata futura. Sottolineiamo poi che tutti i rookie presenti sotto il viola per ora digievolvono a costo zero, quindi come nel giallo abbiamo un bel vantaggio per correre a livelli superiori a tutta velocità. Una volta che si comincia a salire di livello, però, la parola d'ordine diventa ritorsione. Grazie a Retaliation. Con una cattiveria unica, il Digimon possessore dell'abilità porterà con sé nel cestino chi oserà eliminarlo dalla battle area. Abilità, a nostro avviso, di una potenza spaventosa. Molto presente anche on Deletion, che quando si finisce, diciamo, eliminati dal campo, cancellati per l'appunto, vi permetterà di avere guadagni ingenti. Un colore davvero rognoso da combattere, assai vendicativo come abbiamo visto, sempre pronto a sconquassare gli equilibri di gioco, a cancellare creature proprie e avversarie andando a fare casino. Ma non è esente da punti deboli come tutti i colori d'altronde. Nel viola non troviamo per esempio creature troppo ciccioni, quindi troppo forti, anzi, e non ci sono grosse chance di avere buff di DP, se non appunto giusto per una option che salva il tutto. Un rosso aggressivo per esempio e rapido potrebbe sovrastarvi in fretta, attenti a Gallantmon per esempio. Un blu rimbalzello potrebbe mandare a nanna le vostre creature chiave, quelle chiave per la strategia. Dovrete essere molto attenti inoltre a non automacinarvi troppo il mazzo, nonché bravi abbastanza a sacrificare solo i Digimon giusti e al momento giusto. Se tutto andrà bene però potrete chiudere la partita con un devastante Millenniummon o Bilzemon, che è... Anzi, non ha dirlo, non ha prezzo, è troppo bello, troppo bello. Consigliatissimi Venomiotismon e Piedmon, entrambi notevolmente equilibrati nel rapporto potenza-abilità. Da non dimenticare Metal Garurumon, in grado di infilare in gioco creature direttamente dalla trash area, attacco dopo attacco. Un colore semplicemente pauroso. Andiamo a chiudere questa panoramica odierna con il penultimo di 7 colori, o se vogliamo per definizione l'assenza di colore, cioè il nero. Nei TCG, ma più in generale nell'immaginario collettivo, questa sfumatura è sempre associata al male, alla morte, all'oscurità, ma se siete stati attenti finora avrete sentito che in realtà queste caratteristiche sono proprie del viola. Quindi in questo gioco il nero che cosa ci combina? La maggior parte delle creature nere si rifanno al mondo cibernetico, quindi robottoni, cyborg e mostri ibridi a macchine, ma anche fatti di materiali solitamente inanimati, come rocce e ingranaggi vari. Anche gli attacchi sono rappresentati da raggi digitali, missili, elettronici e colpi scintillanti. Il tema sembra proprio quello alla Terminator. Ignari umani, non riuscirete a fronteggiare l'ascesa della tecnologia. Non siete abbastanza evoluti. Perché proprio di evoluzione si parlerà, o meglio, de
evoluzione o de-digievoluzione, che in maniera precisa vi permetterà di ridimensionare, spingendolo a tornare ad un piccolo e insignificante Digimon di basso livello. Ma non finisce qua, la strategia più interessante è sicuramente, secondo noi, quella di reboot, cioè la possibilità di riattivare le proprie unità durante la unsuspend phase avversaria. Andremo così ad agire in difesa per evitare di subire attacchi diretti dalle creature avversarie alle nostre più preziose, ma soprattutto avendo la più alta scelta di Digimon con blocker, creeremo una combo di attacchi e difese impenetrabili. Riserviamo una menzione speciale alla linea evolutiva di Capurimon, Toyagumon, Greymon, Megadramon, eccetera, che vi darà un livello 5 con un DP potenziale di 10.000, che non è poco. Ci ritroveremo ad avere Reboot e Jamming in un batter d'occhio, senza contare il versatilissimo WarGreymon con Blocker e Reboot, ma anche Machindramon giocato on play, che vi permetterà di dedigevolvere due Digimon in un batter d'occhio. Poi abbiamo anche Metaletemon, che sia in difesa e in attacco sarà al bacio. Ma anche Diaboromon, veramente no comment ragazzi, sono creature fortissime. Senza contare option utilissime dai costi piuttosto bassi. Un colore quindi votato all'aggressivo, passivo, potenza e difesa, controllo dell'avversario, molto equilibrato. Vi darà gusto nel giocarlo e un sacco di vantaggi duraturi. Come contro, facciamo sinceramente un po' fatica a trovargli dei contro. Diciamo che con a disposizione così poche carte all'interno di 1.0 abbiamo ancora una limitatissima scelta di carte, ancora poche per essere forse il più competitivi possibili in un mono nero. Con una buona costruzione del deck, comunque il nero risulta essere sul pezzo in pressoché tutte le fasi di gioco. Da notare un'ottima progressione delle linee evolutive e, come nel viola, abbiamo la possibilità di chiudere la partita con un Millenniummon over the top. Se ci riuscirete, sarete una macchina da guerra perfetta. Insomma ragazzi, vi faremo un piccolo recap per farvi capire, in base al vostro tipo di gioco e personalità, quale colore si addice di più. Vi piace rendere inefficaci le creature nemiche, controllare e tutorare il vostro mazzo il più possibile? Maniaci del controllo? Il green è pronto ad aiutarvi. Oltretutto, coi suoi bassi costi, potrete mettere le radici in campo molto velocemente, ma bisognerà avere il proverbiale pollice verde. Se invece prediligete amministrare le carte nel vostro cestino, che siano state mandate lì da voi o dal vostro avversario, e adorate distruggere con veemenza i nemici che si pongono di fronte a voi, allora il viola è la scelta migliore per voi. Funebre al punto giusto, riesumatore di scarti. Sarete in grado di accattare tutto ciò che è stato eliminato dal gioco o sacrificato coscientemente da voi. Al contrario di quel che cantavano i Blue Oyster Cult, do fear the Reaper. E se invece preferireste indebolire il nemico facendolo regredire colpo su colpo, rendendolo mansueto e allo stesso tempo pararvi il di dietro con una difesa quanto più attenta e scattante, il nero c'è. Senza ombra di dubbio è il colore più equilibrato. In veramente tutte le fasi di gioco, quindi sia l'attacco che la difesa che il controllo. In questo colore sono presenti un sacco di macchine, ma è tutt'altro che macchinoso vincere. Siamo giunti alla fine di questa seconda parte, ragazzi. 6 dei 7 colori sono stati coperti interamente con strategie, descrizioni. Non vogliatecene ovviamente, se qualcosa nel tempo cambierà vi aggiorneremo con le DigiNews o con altri video a tema come questi, quindi piccole guide, e in modo tale da renderli video consultabili anche più in là nel tempo. Sì, come avrete visto e sentito finora, questi primi 6 colori ce ne sono alcuni che se la cavano meglio e altri che sicuramente avranno bisogno di una mano. Questa mano probabilmente arriverà già con l'uscita di 1.5, che andrà appunto a completare tutti quei buchi di trama lasciati in sospeso, e sicuramente nel tempo poi
questi colori acquisiranno ulteriori abilità. Abbiamo già visto tramite gli spoiler di BT4, di BT5 quante altre novità ci saranno, e quindi magari in futuro aggiorneremo anche questa guida per vedere tutti i cambiamenti che ci sono stati finora. Per il momento speriamo che la data ufficiale rimanga il 12 marzo, cioè il momento in cui avremo a disposizione queste nuove carte, per l'appunto 150, e speriamo che non facciano la fine di PS5, schede video e tutto quello che non si trova al momento sul mercato. Purtroppo anche qui ci sono dei ritardi, quindi aspetteremo magari l'uscita di questa espansione e aspettatela insieme a noi, perché poi ogni settimana la nostra rubrica Road to 1.5 continuerà e andremo a vedere appunto in maniera antologica, dal primo all'ultimo, all'ultima carta dell'espansione, quali saranno, e le studieremo insieme pronti per... Intanto i primi passi di questo Road to 1.5 sono qua, quindi saremo già pronti ad assaporarla bene e a creare tutte le combinazioni migliori con i colori e le loro strategie. Manca solo il colore bianco a questa guida, che arriverà presto, e rimane un colore piccino, picciò. Esatto, ci sono ancora poche carte, ma sicuramente di grande rilievo. Molto valide, vedremo come si comporterà magari in un mazzo misto. Un ringraziamento infinito per l'attenzione, ragazzi. Se vi siamo stati d'aiuto e vi è sembrato il tutto interessante, vi invitiamo come sempre a mettere un bel mi piace. Se non siete iscritti, come dicevamo, iscrivetevi, che cosa perdete tempo, cosa ci vuole un click, e controllate anche sugli altri social che trovate qui in descrizione, anche questo bellissimo layout che appare qui, ci trovate su Instagram soprattutto, dove postiamo le novità e soprattutto notizie riguardanti gli ultimi video, ma anche quello che facciamo, quindi piccoli tornei eccetera eccetera. Assolutamente, se non lo sapete, poi i nostri format sono diversi, abbiamo dei match versus in arrivo, ne trovate già uno quassù, abbiamo ulteriori tutorial pronti per voi, e soprattutto le weekly news che non mancano mai.